Ciao a tutti ragazzi, dopo un po' di tempo torno a fare un video tutorial per computer. Allora, nel tutorial di oggi andiamo a vedere come utilizzare il nostro cellulare, un iPhone oppure un Android, come webcam. Il motivo per cui ho pensato di fare questo tutorial è perché andando a fare un giro su Amazon ho notato che le webcam, insieme ad altri beni, sono aumentate di prezzo e per questo utilizzare il nostro iPhone oppure il nostro Android potrebbe comunque tornarci molto comodo, visto che comunque dovendo stare a casa molto probabilmente molti di noi devono fare videoconferenze sia per lavoro, con amici, parenti, eccetera, eccetera, e quindi se non avete una webcam con il vostro computer potrete utilizzare il vostro smartphone. Allora, mi sono già preparato le schermate perché è molto semplice. Utilizzare il nostro cellulare come webcam. Quello che dovremo andare a fare sarà installare un'applicazione sul nostro cellulare e installare dei driver sul nostro computer. Allora, dopo nella descrizione del video trovate sia la guida sul blog che appunto tutte le risorse che ci servono per far funzionare quello che vedremo. Allora, la prima cosa che dovete fare in base al vostro dispositivo è scaricare l'applicazione per iPhone oppure l'applicazione per Android. Il suo nome è Epoch Cam. Io ho installato quella per iPhone e una volta che l'abbiamo installata sul nostro iPhone dovremo installare i driver per il nostro PC Windows oppure Mac. Potremo installare i driver da Windows 7 in poi e da Mac OS 10 in poi. Allora, la cosa che dovremmo fare è cliccare appunto su Download driver in base al vostro computer, aspettiamo che scarichiamo i driver, io l'ho già fatto, e poi andiamo a installare i driver. Allora, si consiglia anche di riavviare il computer una volta installato i driver, io non ho fatto assolutamente niente e ho avviato semplicemente l'applicazione dopo aver installato i driver. Allora, vi faccio vedere così perché ho già impostato il tutto e a differenza di altre webcam, anche per, anzi non a differenza, anche per questa webcam, che sarà il nostro cellulare, dovremo andare a impostare la sorgente. Allora, io adesso vi faccio vedere con OBS. Allora, io ho già configurato il dispositivo cattura video. Allora, adesso lo andiamo ad attivare e lui, come potete vedere, sta aspettando il nostro cellulare. Noi andiamo ad aprire l'applicazione sul nostro iPhone. Allora, qui ho Epoch Cam. Allora, la andiamo ad aprire, vediamo. Dovrei venire inquadrato io con la videocamera, il tempo di avviarsi. Allora, qui abbiamo preso la pubblicità, eccolo qui, vi faccio vedere. Allora, qui c'è il mio iPhone che si sta connettendo. Ecco, dovrebbe essere apparsa la schermata, eccoci qua. Allora, io mi sto riprendendo con il mio iPhone e come potete vedere funziona anche bene. Allora, l'unica limitazione, che poi non è una limitazione perché possiamo vedere che l'inquadratura è ben definita. Allora, la differenza di rispetto a quella a pagamento è che abbiamo una risoluzione a 640 pixel, mentre la versione a pagamento ha una risoluzione Full HD. Allora, possiamo vedere che comunque registra bene. Vi faccio vedere un attimo anche frontalmente come registra. Allora, qui diciamo che il wifi si sta rallentando, come non detto, ecco perché probabilmente sto registrando con OBS anche. Allora, vi assicuro che prima della registrazione non ho avuto nessun tipo di problema, adesso vedo che sta un po' scattando, ma considerate che come applicazione wifi, anche per molte altre, ecco adesso si è ripresa. Allora, ecco, adesso stiamo muovendo il cellulare in tempo reale. Guardate, sto riprendendo la webcam, per fortuna ce l'ho la webcam, sto riprendendo lo schermo giusto per farvi vedere che sta registrando in tempo reale. Qui abbiamo la GoPro, qui abbiamo un'altra videocamera, qui abbiamo dei vari supporti, ok, così vediamo che stiamo registrando in tempo reale, supporto Apple per l'iPhone, tutto stampato in 3D, torretta del computer, e come possiamo vedere comunque l'applicazione insieme al nostro smartphone funziona perfettamente. Allora, diciamo che magari vedendolo insieme è più facile l'installazione. Adesso chiudiamo l'applicazione e vedremo che appunto adesso l'applicazione sta ricercando il dispositivo. Allora, come avete visto l'installazione è molto semplice. Appunto, installiamo l'applicazione, installiamo i driver sul computer e siamo già pronti per sfruttare il nostro cellulare come webcam. Vi ricordo che possiamo utilizzare appunto, lo ripeto e poi concludo il video, sia un Android che un iPhone, sia un PC con Windows e sia un Mac OS. Allora, detto questo, siamo alla fine del video, spero che il video
possa essere utile a qualcuno, sia stato chiaro per chi appunto non ha avuto la possibilità o comunque non vuole spendere più soldi per una webcam. E comunque, come potete vedere, a parte qualche rallentamento in base anche alla connessione wifi, ma vi assicuro che molto probabilmente è dovuto perché sto registrando con OBS, sto facendo altre mille cose, quindi vi posso assicurare che quando non stavo registrando il video, eccetera, eccetera, dalle varie prove il video era veramente fluido. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!